Io devo leggere un racconto a pagina 37, però vi devo fare un flash informativo, perché descrivo un mio sfuggente, motivato, mirato e veritiero vagabondare per lo quartabond de Casel. Il comitato organizzatore di questo evento ha scelto e selezionato questo racconto dalla mia raccolta pubblicata nel 2009. La responsabile, professoressa Hilda Mancini, meglio conosciuta a Casoli come la moglie dell'ingegnere Nicola Spinel, mi ha convocato insieme ad altri personaggi. E Stan Ritt, a niente a me che stava assettate, mi ha detto queste parole: tu, caro Franco, devi leggere questo racconto. Egli, senza ma e senza se, sosposto, obbedisco. Il racconto è ambientato ai primi anni del 1960, periodo della mia adolescenza, quando le prime puce, che mi cumigliava assai a Monte Pelagos, mi spingevano a cercare e scoprire i primi palpiti, sussulti, emozioni, sospiri e focosi rossori che si accendevano nell'incrociare un semplice ed innocente sguardo di una ragazza e si spegnevano mentre si allontanava. Penso che la professoressa Mancini, severa recensore dei miei scritti, e l'amica Hilda, sincera fans e ammiratrice, hanno fatto un'ottima scelta ad inserire questo racconto nel contesto di questo evento, perché pur trattandosi di un racconto scritto nel novembre del 1998, non è mai stato letto in pubblico. Mo, chiudetelo oggi, arriete a rete in quel tempo e manetemi appresso, mentre vi legge le parole che sono scritte parcunda una notte di vento e acqua neve. Scusate un attimo, ma quella cosa che avete bevuto fino adesso è riservato a voi del palco oppure pure per me? Io ho bisogno di bere qualcosa. Ma è dolce? È amaro questo. È amaro questo? È amaro. No, 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 no. Ti devi togliere la... No, ti c'è la giacchetta blu. Scusate. No, no, non fa freddo. Non fa freddo. Ah. Grazie ragazzo. Prego, signor. Grazie. Oh, il tuo gradimento. Grazie, signor. Allora, era la fine del mese di novembre. Scusate, io penso però di aver capito, perché se il racconto non è mai stato letto in pubblico oppure alle serate della Loggia che parla, non è stato mai letto perché è un pochettino lungo, ma sera il tempo lo teneva. Allora, era la fine del mese di novembre. Arsaieva per le scalette che mi porta alla piazzetta a monte. Era tardi, quasi mezzanotte.
l'Urambiona appesa al filo, tra la casa di Giacomino e lo barbiere che venne pure le giorniere e la casa della professoressa Lucietta De Petri, ne stava mai ferma. A ogni colpo di vento si trazzicheva. Non si vedeva nessuno, ma aveva quasi un prato a vedere che la luce che allumeva a monte e a valle. Pioveva fine fine e cene cene, come l'acqua per le sumiente. E quando l'Urambiona facesse l'ombra alla parte a me, mi accorgeva che pioveva acqua neve, zimbracca che linguiccio. Appena al pianeta, vicino alla farmacia, mi fermiva e mi rimaneva alla mente le parole del secolo, lo marito di San Gelede della Furnera, che raccontava sempre che mentre la notte gli va commannato la pena dello primo forno, vedeva sempre, non entra e esce, porte che sono chiudeva, luce che sono marmureva e gente che camaneva, rasa rasa le mura per non farsi riconoscere. Tutti i movimenti che si raccontava, senza mai fare un uomo, sono riferiva alle nottate d'amore, che sono consumive sotto le supporte, alle terrate, alle reseghe di mura, per le ruvele e a tutte le pianette e pianettelle delle vie e viarelle, come gireva attorno al castello delle donne mie. Secola arcondeva così, e noi giovanettille ci credevamo, anche perché spesso si sentiva come avesse un piede in colla a qualche femmina. A niente alla porta di Ferdinandina, uta a baccare, si vedeva la torre del castello ammantato da nebbia, che piano piano cadeva sempre più sotto. La tentazione di farmi non girare era forte. La nebbia esisteva, pioveva acqua neve, lo vento fereva e la nottata giusta arrivesse. Non era facile a decidere da dove da saia. Se poteva sai a Callarone, per l'orto di Cristo, alla salita del barone, a niente altro colore, per la ruvele che sai sopra la fonte di Tille, per la via che passa all'ospedale, per le scalelle sopra San Francesco, oppure a niente al comune vecchio come gli siete in terra. Capiva la ruvele sopra la fonte di Tille, quella vicina alla casa del maestro Filippo Belfatte, un muratore, perché mi portava direttamente sotto la piazzetta della chiesa e da luogo potevi ir a destra o a sinistra. E mentre saliva potevi già vedere qualche movimento sospetto. Saliva volta a volta, svelte l'est, le scalelle in gracumiatore tonne e longhe, la fenitore rette e strette, lievite d'alzate e stritte di pedate. Una luce, fissata al muro, arschiariva appena appena e lo piatto, incantato sopra la lampadina, faceva fare un falarello all'acqua che pioveva. Aventrate, mi trovavo in mezzo alla perdizione, stava lo fuoco a fuoco. L'acqua che pioveva e quelle che sculeva o mattuteva le passe. Ma io, prima di camminare, mi guardava attorno, spieva se ci stava qualche luce alle finestre e in che non passi legge, rasenne le mura, saliva alla capambonda. Loggia, finestre, finestrelle, porte, portone, porticelle, spieghe, file di ferro, staielle, ciuove, centrune, fierre di cavielle e cruce di legno in bacio alle porte, cartone, lamiere, ceppe, lene, paternesille dentro le viese, cipolle, ieie, pomodorelle e peperola a pise, cancelle e cancellucce come steve dappertutto. Ogni tente alla loggia ciuievete, cacche e crolle di saveciccia a pisare canna.
per camminare tutta questa attenzione ci voleva un tempo. L'acqua delle ditte mi voleva in colla. Ogni quarto d'ora mi fermava per contare le tocche. Il tempo passiva, mi imponeva e niente vedeva. L'unica cosa che mi passava niente alla voce era l'intra e esce dell'iette alla attarola delle porte. Dallo posto attorno mi trovava, sentivo il rumore della vulcana di vento che soffiava da guardia a grilla. E quando il ciumbonte saliva, l'acqua era neve. Ma venne lite. E mentre stava ferma all'oscuro, sotto una lucidella, annasiva l'aria che il vento portava per tutte quelle rovere. Proviva a sentire se ci stava qualche odore di femmina, una violetta di Parma, una notte di Venezia. Ma l'odore che mi arrivava salunese, ormai era quello di sartelle fritte, pizza e foglie, per parole ove e ogni attente, pure sapeva ciccia e ove. Dalla finestrella, che la rizza fine, come era la spiatatura della terrata, si sentiva l'odore di vino, d'olio, di ceppa, di lena e qualche vuota, pure di alline, di coniglie e di pesci. Lo giro la vedata completa, non poteva riarrete. Bucchiva l'arco del purgatorio e appena sballato sopra la casa di zio Pippo, l'uvente che prima sentiva e che passiva ciuffolando sopra le ditte delle case come guarda la taverna, all'occhio sopra ma voleva quasi attenderla. Il rumore dell'acqua che sculeva non si sentiva più. L'uvente straporteva l'acqua e la neve a ogni lato. E certe volte sentiva pure qualche breccialetta in bacio alla faccia. Era tempo di lupo e non d'amore sotto le sue porte. Abbiva girà attorno al castello per le viarielle che mi portava sempre alla capaballa. All'usaio era tutto tranquillo e poteva sentire pure qualche sospiro. Ma all'occhio sopra mi aveva stato attento a dove maniva. Ogni tende cascava pure le pinge. E se prima camminava rasa rasa alle mura, allora camminava mezza la via e lo vende mi sbatteva, mi bussava e mi teneva attorno a quelle vesse. Sembrava un ubriaco. Mano a mano carcaleva, lo vende si calmeva. E Marto vive, senza che me ne accorgiva, vicino al forno di San Cirillo. Dalla ciumeniere sceva braciarella, fumo e lembo di fuoco. Dalla torre di ceppa, bussa all'occhio fuori, si sentiva l'odore del bosco di Malcurate. Stava chiuso in mezzo a porta. Si vedeva la valangia appesa alla catena al mezzo della camera. Tutta attorno le mura nere di felino. Nessuno mi vedesse e io ne andrivo, perché se si cola la notte, io ero con mannenna, io a quell'ora, chi aveva facendo? Seguiva Arcalè e quando arriva al vico del sole, proviva a tenere la conclusione. Steve in bus, nielite, pioveva ancora acqua neve, fareva sempre il vento e io non avevo visto e sentito niente. Se cola, raccontava le cose successe a davvero. Io ci credevo e sicuramente ci approveva ancora, perché l'unica cosa sbagliata era che la nottata. Grazie.